Sì, vabbè, bentornati insiders, bentornati alla falena della covata luminosa. Sì, vabbè che l'avete letto il titolo? Questo è un mazzo importante, questo è il mazzo da giocare oggi come oggi in Historic. Questo. Ci sono tanti control che giocano Vratta, falena. Ci giocano aure, falena. Vi rende tutti i volanti. Facciamo falena. Falena, 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 ma con la shell più forte per ora che si gioca in Historic, cioè Goblin. Bentornati, io sono Akira. Oggi, come ieri mi avete visto commentare la Gamescom sul canale DSL Italia? Oggi avete un'altra opportunità. Sempre dalle 19, tutta la serata, io, Luigi Ragoni e Edoardo Cianciosi commenteremo le notizie che arrivano da Gamescom. Forse riusciremo anche a commentare l'ES One Cologne, che caspita, l'ES One Cologne è il più importante, probabilmente, torneo eSport al mondo. Quello con la cornice di pubblico più bella, più fantasmagorica, quella che proprio, cioè, fa avvicinare gli sponsor all'eSport, perché quando vedono la gente di Colonia si avvicina perché dicono: ma non è possibile, allora c'è tutta questa passione. Quest'anno verrà fatto online e noi avremo l'occasione di commentarlo sempre sul canale DSL Italia. Si sta parlando comunque di Counter Strike. Ripeto, www.twitch.tv/sl_it se volete seguire la Gamescom con me. Se invece volete vincere in Historic, signori, io ve l'ho detto, questo è il mazzo giusto da giocare. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Goblin Farfalla, come l'ho chiamato io, cioè una shell di Goblin che credo che vi ricordiate, l'ultima volta che l'avete vista su questo canale l'ho giocata con Delmo ed era ibridata di nero per fare Call of the Dark Dweller su Goblin, come cazzo si chiama, su Goblin Cerwhirler e fare una Vratta asimmetrica. Invece questa volta è ibridata con il bianco, ibridata con il bianco per giocare Luminous Broadmouth. Perché dobbiamo giocare Luminous Broadmouth? Perché, l'ho detto, questa shell magari soffre un pochino di giocare contro mazzi che hanno Vratta, soffre giocare contro aure che non può difendersi, soffre un po'. E poi soprattutto Luminous Broadmouth va in combo totale con Skirk Prospector e qualunque altro goblin, perché ci permette di fare praticamente quasi mana infinito, cioè mana per ogni goblin che poi muore, rientra. È una combo in un mazzo combo che diventa ancora più letale. Giocando questo tipo di build, abbiamo bisogno di una build diversa per quanto riguarda proprio le carte della main deck. L'altra volta non giocavamo Matrona, addirittura questa volta vedete un 4x di Matrona, che è la carta che ci serve di più per trovare Muxus, che di solito chiude la partita, Krenko, che se non la chiude Muxus, la chiude Krenko. I leader, comunque, che uno danno tutte e due rapidità, ma uno sconta i goblin, e così via. Allora, andiamo a vedere com'è fatta questa lista. 4 Skirk Prospector, 2 Abrade. Già gioco Abrade main deck. Perché? Perché avere una rimozione è figo. Tu dici: ma perché non giochi Gem Palm Incinerator? Perché ogni tanto a me Gem Palm Incinerator non avevo goblin sul board e sono morto così con Gem Palm Incinerator in mano. Invece Abrade, tra l'altro, inavvertitamente distrugge un artefatto. Ci sono persone cattive sono, che giocano Karn, The Great Creator, in Historic, e lo giocano ovviamente main deck, e dopo che lo giocano main deck vanno a prendere gabbia e gabbia ferma Muxus, e mica è bella questa cosa. Abrade risolve un sacco di nostri problemi, è poi una carta molto versatile. Si aggiunge ad Abrade un Goblin Crater Maker, anche qui un Silver Bullet da prendere sempre se dobbiamo cercare in un modo o nell'altro, perché vi ricordo che comunque gabbia non ferma l'abilità di cercare il mazzo, perché la cerchiamo e ce lo mettiamo in mano. Quindi se c'è gabbia a terra, cerchiamo Crater Maker e gliela leviamo. Abbiamo un X2, quindi un 2x di Goblin Instigator, non un 4x, lo so, questo non vi farà felice. 3 Conspicuous Snoop e 4 Willy Goblin, che è comunque rampante sicuro, mentre Goblin Instigator non è sicuro. 4 Matrone, 4 Chieftain,
2 Warchief e 3 Goblin Chain Whirler. Ragazzi, Goblin Chain Whirler è quasi una carta di side. Allora voi dite, ma perché lo giochi main deck? Sta girando moltissimo RB Sacrifice e Chain Whirler è molto forte. Sta girando tanto 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 anche Mono Red e Chain Whirler non è uno scemo. Non so, io mi sono settato così, si può levare questo Chain Whirler magari per giocare il famoso Gelmpalm Incinerator main deck, così almeno abbiamo una possibilità di pescare in più. Non lo so, è una... dovete pensarci voi. Per ora giochiamo la lista così, magari domani vediamo, la cambiamo a seconda del meta che troviamo. Doppio Crenco, appunto, lo Matrona 4x non si può toccare perché giochiamo solo 2x di queste carte. E poi Luminous Broadmoth, che vi ricordo non potete prendere perché non è un goblin, è un insetto. Giocando Luminous Broadmoth dobbiamo giocare 4 Sacred Foundry, 4 Clifftop Retreat e 4 Ancient Ziggurat. Ancient Ziggurat non ci dà fastidio, giochiamo solo creature tranne i 2 upgrade. Invece ci dà fastidio questa pianura, onestamente ci dà molto fastidio, io lo vorrei levare in tutti i modi, però gioco anche una side, come potete vedere la mia side fatta da 4 Red Cap Melee per giocare anche contro i mazzi aggressivi eccetera, 4 Baffling Head, 2 Devil Decree che ci fanno pure fare Scry 1, 3 Goblin Ruin Blaster per giocare contro Control, in generale gli leviamo una terra, e doppio Manslayer, ci serve comunque questa pianura per giocare i Baffling Head e per giocare Devil Decree. Tra l'altro io stavo pensando, ragazzi, di cambiarla questa side, quindi la cambiamo insieme perché noi abbiamo accesso a un certo Rest in Peace. Rest in Peace. Rest in Peace è una carta forte, perché adesso col cimitero la gente ci gioca, contro Uro è forte. Benslayer, quanto è forte in questo mazzo? Benslayer è forte perché la gente non se l'aspetta, quindi... giochiamo Benslayer e vinciamo magari quelle partite dove i life total sono importanti. Secondo me però non mi ha aiutato finora nei miei test. Gioco doppio Rest in Peace qui, quindi doppio Rest in Peace che devo anche craftare, vabbè, ma craftare un Rest in Peace va bene. E poi voglio giocare in verità il quarto Goblin Ruin Blaster. Perché voglio giocare il quarto Goblin Ruin Blaster? Perché a mio avviso non gioco un Red Cap Milino contro Mono Red, come stiamo adesso che abbiamo perso, è ancora più forte, leviamo un Devil Decree, perché contro Control noi non ci abbiamo tanta side, perché siamo già messi bene grazie alla Minus Broadmont. Allora Goblin Ruin Blaster ci permette di andare, di levare una terra che può essere fondamentale in certe occasioni, quindi decido di cambiare la side con voi in direttissima. Chissà che ho combinato qui, leviamo Burn, mettiamo Goblin Farfalla. Ragazzi, questo deck mi ha aiutato ad andare da Platinum 4 al Platinum che vedete oggi, perché io le uniche partite che ho giocato da Platinum 4 a questa situazione in cui sono adesso, mi mancano due tacchette per fare Diamond, le ho giocate con Mono Red ieri, voi le avete viste appunto in video, per il resto ho giocato tutto con questo deck. Caspiterina. È quasi tenibile sta mano. Le faccio Skill Prospector di primo, poi attacco, sacco Skill Prospector, faccio Willy Goblin e faccio un altro Skill Prospector. Ho due mana, posso fare con Spicious Snoop in attesa di trovare terre. Non tengo mai con una terra, ma secondo me si poteva tenere. Questa è sensazionalmente più bella. Allora, qui che cosa levo? Sono tutte carte utili. Non so effettivamente Luminous Broadmoth... Broadmoth se è forte nel matchup in cui mi ritrovo. È una spell che si fa 4, la posso levare, peccato perché ve la volevo far vedere, ma vabbè. Knight of the Ebon Legion, siamo subito contro un aggro. Secondo me fare con Spicious Snoop è buono per chiamare una removal, perché se lui fa una removal qui, poi noi possiamo fare Goblin Chieftain senza che lui faccia removal e poi fare Crenco. Invece Crenco ci viene levato, strappato dalle nostre mani. No, Goblin Chieftain ci viene strappato dalle mani. Pensa un po'. Vediamo se qui c'è sopra un altro Goblin. No, invece è Clifftop Retreat. Peccato. Ancient Ziggurat. Così possiamo fare Crenco sicuro. E a questo punto attacco. Ma sì.
Ragazzi, questo mazzo non lo dovete considerare come solo un combo o un midrange perché poi vince dal nulla con le sue combo. No, cercate di considerarlo per quello che è. È un mazzo che mena, mena la gente, e mena forte. Non è che mena poco. Quindi menate. Vi assicuro che avrete delle soddisfazioni. Fortunatamente c'è un goblin in cima. L'altra carta non è un goblin, ovviamente. Vabbè, lui ha il mio upgrade, lo conosce come le sue tasche, quindi non è che può fare una cappellata. Io attacco lo stesso, cioè, insomma, lo mando a 14 e ho un upgrade e basta. Come perdo con Specious Snoop, questa partita la possiamo buttare. Qui può fare Rankle, che vi ricordo muore da upgrade. Non fa niente. Male male, eh. Male male male. Allora lui qui può fare doppio blocco su Conspicuous Snoop, quindi non posso attaccare perché doppio blocco pompa e io rimango inculato, quindi passo. Se esce Muxus o Matrona qui, eh. Dead Presence. Ah, che bella sta carta! Mamma mia, fa palude, fa un casino, mi uccide questo. Io questa gliela devo levare subito, ma mi ha ucciso con Specious Snoop e quindi la mia partita, come vi ho detto, è finita. Guadagna pure delle vite, questa è bellissima sta carta. Non può attaccare perché sennò faccio doppio blocco. La terra... Ah, ma... Sì, lui l'ha vista, quindi perché si gioca con quella rivelata, con la prima rivelata. Muxus, 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 Muxus. Ah, se faccio doppio blocco, lui pompa quello bloccato. A me in fondo di questi non me ne frega un cazzo. No, perché li pompa tutti e due. Vabbè. Allora poi, adesso gli facciamo mettere i segnalini e poi bloccheremo quelli grossi dopo. Può bombare pure l'altro, va bene. Muxus, 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 Muxus. Regisauro, male male. Chain Whirler, no buono. Chain Whirler, no buono. Possiamo concedere, non la recuperiamo più questa partita. No, non è vero. Perché se io ancora resisto dei turni e poi faccio Muxus e Muxus gira bene, io la partita la vinco. Quindi non si può mai concedere con questo mazzo. Niente da fare. E vabbè, io se blocco uno lui pompa l'altro. Ma che è questa cosa? Avete visto l'animazione? Pim. No, 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 no. Vai. Cinque, due, sette. Rottimo Regisauro muore. Questa sua carta, chissà che cos'è, la perderà probabilmente. No, invece Kites è il freebooter per avere anche degli altri scartanti e contro di noi non servono a niente. Pompa pompa con Specious Snoop. C'è ancora la possibilità di avere Muxus in cima. Concessione. Concessione. Non gioco un altro turno, non mi va. Ok. Abbiamo proprio levato i The Wood Cree che ci servivano. E adesso li dovremmo rimettere, no? Comunque, questi mi piacciono e questi mi piacciono. Luminous Broadmoth non è fortissima in questo matchup, quindi lo possiamo levare. A Braid è forte, Crater Maker non è forte, ci teniamo a Braid se lui gioca a gabbia su Muxus, ma non è che noi vinciamo di Crenco. Diciamo che i suoi scarti sono stati veramente molto forti, ma Chain Whirler è brutto. Quindi leviamo più Chain Whirler, in verità, e teniamo Luminous Broadmoth. Chain Whirler è veramente brutto in questo matchup. Che fa? Niente. Chain Whirler è quella carta che veramente non vorresti giocare. Dovrei giocare di side. Tipo, che cosa gioco anziché Chain Whirler? Posso massimizzare tutte le altre mie carte. Vabbè, comunque non abbiamo visto granché, eh? Non abbiamo visto che magie fa questo mazzo. Perché questo mazzo fa le magie, ve lo dico. Fa le magie brutte. Brutte, eh? Non si resiste alle magie che fa questo mazzo. Assolutamente non si resiste. Giochiamo per primi. Beh, 7 terre, ma rampiamo Muxus che lui ci scarta. Cioè 7 terre, 5 terre, Mulligan. Qui teniamo... uno Skill Prospector va via. Non è che siamo contenti. No, non siamo per niente contenti. Sarebbe meglio una terra.
Sì, io mi lavo una terra, raga. Cioè, lo so, sono pazzo, però chiamatemi pazzo. Però meglio così. Cioè, non... prima ho perso per le terre. Non... Dead weight. Bene. Molto bene. Abbiamo pescato proprio l'unica carta che non ci serviva proprio un cazzo. Ora dovremmo pescare quella terra. Se mi fossi levato uno di questi sarebbe stato molto meglio. Agonizing Remorse. No, Brian Maggot. Quindi decidiamo noi cosa scartare. Scartiamo Moxus. Ah no, no, scusate. Lui ci guarda la mano, eccetera. Se pesco terra ora è buono, ma lui leva Matrona che rimane là sotto. Pesco terra ora, posso fare questo. Che però senza questo non è tanto forte. Questi sono forti insieme. Però se non faccio questo non faccio niente. Poi pesco terra e muoio. Vabbè, lo sapevo che non dovevo fare questa presentazione in pompa magna, il mazzo che non perde mai, perché chiaramente poi è un po' di sfiga. Però veramente io non ho perso una partita. Vi posso far vedere i risultati con il tracker, no? Che il mio tracker si chiama... manco mi ricordo. Willy Goblin, ok. Ci avvicina a fare Moxus, e comunque è un one card combo. Untapped. Perché poi vedo che tutti gli streamer dicono questa cosa qui. Io no, faccio vedere i miei risultati. No, qui non... Chi è? Oh, questo non ho visto mai. Targavo, Puz. Puz. Ah, ok, ci ha dato un detach. Questo è il detach. Non possiamo fare Muxus, ci manca una terra. Però adesso possiamo detacciare la gente. Io detaccio la gente, sì. Ah, questo minaccia. Vabbè, detaccerò questo. Terra Muxus e si ricomincia. No, effettivamente non si può. Luminous Broadmont è una carta di Magic, non è proprio un ceffone sui denti, quindi insomma. È morto con un altro Earthless Act, che ve lo dico a fart. Stavo cercando queste statistiche fantastiche. Invece chiaramente quando dobbiamo pescare terra, che peschi? Un goblin che non serve a niente. Che fa vedere terra in cima? No, meno male. Qui mettiamo due blocchi, la terra in cima c'è. Io prendo Skirk Prospector ovviamente. Qui io pure Grenco, non è male, però devo decree la prossima carta che pesco. The Wood Degree è buona. Qui io non posso, purtroppo, perché è 4-3-7, devo per forza bloccare. Matrona deve bloccare. Vado a 3, faccio Scry 1, faccio Skirt Prospect. Non ce la faccio a fare Muxus, perché pesco appunto una carta che non serve. Don Mardrus, perché non me l'ha ammazzato prima, che aveva vinto. Ah no, perché non aveva vinto, perché io blocco qui. Sì, che ha vinto. No, non capisco. Vabbè, siamo morti, no? La terra che serviva prima per fare Muxus l'abbiamo pescata dopo. L'ho lasciata anche in cima. Non credo sia fosse utile in verità lasciarla in cima. Io adesso ho un blocco. Poi pesco terra e muoio. Peccato, 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 peccato. E ok, allora non so perché non riesco a trovare, come si dice, le statistiche. Comunque dai, andiamo a vincere la prossima. Su, questa è la prima best of 3 che perdo con Goblin Farfalla. L'ho persa qui. Allora fatemi vedere come si cercano le statistiche.
Current set che vuol dire mazzo. Statistiche mazzo. Dove si trovano? Statistiche complessive. Current season. Bianco rosso, ecco qua, sto 9-1. No. Ma come si fa? Click passa sul mazzo con il puntatore del mouse. Ah, cioè, tutto collegato? Vabbè, ragazzi, io... eccolo qua. Ah, l'ho trovato. Ok. Percentuale di vittoria 90%. Adesso lo faccio vedere. Perché pare che io poi dico le cazzate. E go. Eccolo qua. Statistiche complessive. Tra l'altro, in questo matchup qui forse era buono Ben Slayer che abbiamo levato. Contro bianco blu, contro verde. Che abbiamo fatto 9-1. Questa è la partita che abbiamo appena giocato. Versus nero. Avevo detto. Infatti mo vinciamo, eh. Sempre mano intenibile. Che poi intenibile non è vero, c'ho due pescate per pescare terra. Oh, non è forte sta mano, c'ho pure Goblin Instigator appresso a questo. Mana Tossizzo e muoio così. Mi leva Skill Prospector. Vabbè, io leverei Skill Prospector. Invece lui leva Krenko. Io penso pesco una terra, l'unica che non serviva, che non riusciamo a farci. Ve l'avevo detto che rosico di questa pianura, no? Comunque, tutto avrà un senso. Un altro mono black, quindi. E noi lo vinciamo, eh? Giocate Maker, no, no, lui tanto può attaccare tutto. Noi non ci interessa, noi in tutto abbiamo 5 al turno, ma io voglio fare Willy Goblin. Assolutamente non blocco con nessuno, lui può pompare se vuole, utilizzare questo turno per pompare Night of the Legion, invece fa Regisauro che va benissimo. Ok, non ho due bianchi, se no Gero in combo. E allora sacrifica questo e facciamo Willy Goblin. Ah, questo mi dà qualunque colore però. Mi dà qualunque, ma io il Luminous Broadmont la devo fare adesso. Non è che ci guadagno molto, ma la devo fare adesso. Ok, ora non attacco. Questo ovviamente ogni goblin che faccio mi dà due mana, perché lo sacco, ritorna, Goblin Matron cerca due volte e così via. Ora questa 7-6 ci farà del danno grave. E questa 1-2. Oddio, potremmo decidere di bloccare con Skin Prospect, ma se non pesco terra è un disastro. Ma abbiamo deciso. No, 7, no. Mi serve questo mana. Mi serve troppo. Ok, qui faccio una carta. Va bene così. Bene. Oh, finalmente una buona notizia. Ok, Goblin Matron che pesca. Poi ne abbiamo un'altra di matrona. Posso pescare Skill Prospector perché lo faccio con il mana di matrona. Ecco qua. Vedete come funziona il mazzo? Questa vola e ci andiamo a prendere Muxus. Anche se ci servirebbe quello che dà rapidità. No, ci andiamo a prendere Krenko. Questo ancora non vola. Quindi io posso fare Krenko adesso, no? Questo gli ho fatto vedere. Io posso sacco questo. Poi con questo sacco questo. Con questo sacco se stesso. 3 mana, l'ultimo sacca te e faccio Krenko.
che però non è rapido. Mi sono un attimo dimenticato che non fosse rapido. Ok. Lui scarta Rankle. Adesso noi dobbiamo bloccare per forza. Bloccheremo con Cranko. Ci fa un sacco di danni perché non ha nulla di buono in mano. Vediamo se riusciamo a vincere sta partita. Dobbiamo vincere dal nulla adesso. Ora Cranko funziona. Quindi cerchiamo di fare più goblin possibile. Per fare poi più mana possibile. Willy Goblin va via e ritorna e ci dà un mana. Con questo facciamo Matrona, che va a prendere a questo punto Muxus, Goblin Warchief. Come la situazione del capo di battaglia? Io faccio Warchief sacrificando quelli. Prima faccio Warchief, quindi sì. Tanto li prenderò tutte e due qua alla fine, questo è il punto. Ok, quindi siamo al massimo dei goblin che ho, giusto? Attivo Cranko. Sì, attivo Cranko. Faccio un sacrificio di Matrona e andiamo a prendere Muxus. Adesso va bene. Poi sacco questo, che chiaramente non ritorna, e lui concede. Non so se lo prendevo, però insomma va bene. Devo decree, Baffling End, via Chain Whirler che è brutto, abbiamo detto, e Goblin Crater Maker è brutto. Tutto il resto è figo. Un Luminous Broadmoth morto. Comunque avete capito come funziona il mazzo. Fondamentalmente la combo del mazzo è avere a terra Skill Prospector e poi cominciare a fare vantaggio con qualunque goblin che fai, praticamente lo sacchi due volte. Quindi se hanno un Enter the Battlefield trigger la fanno due volte, se no semplicemente danno due mana. Quindi soprattutto è fortissimo in verità quello che dà due goblin. Ripeto, stiamo giocando Chain Whirler main deck, non dovremmo giocare Chain Whirler main deck. Poi però incontriamo Rakdos, cioè dobbiamo giocare, perché se no effettivamente possiamo pensare di giocare un Chain Whirler solo e giocare il 4 pel di quello che mette due goblin, e quello è tipo il più forte forse da fare con Luminous Broadmoth e Skill Prospector. Clifftop Retreat, Clifftop Retreat on the draw contro questo avversario, giocando terra tappata sui suoi scartini, sulle sue robe. Però Goblin Instigator è forte, Willy Goblin è forte, Chieftain e Warchief sono decenti. Con sti cazzo di Clifftop Retreat. Luminous Broadmoth è carina, però io mullico. In fondo non ho neanche side. Oh, scusa, che cazzo sto facendo? Via la bianca. Seeds, e già siamo a un passo dalla tomba. Comunque doppio Chieftain è carino, eh? Baffling End ci permette di difenderci quantomeno. Oh, guarda un po' che abbiamo pescato. Skirk Prospector, creatura, Baffling End, Baffling End. Sì, raga, Baffling End, cioè, alla fine quello rappresenta un problema. A lungo andare questa carta rappresenterà un problema. Dice, è meglio che lo fai sul dinosauro. Sì, certo, è vero, è meglio che lo faccio sul dinosauro. Poi però mi tocca subire un attacco, la possibilità che lui pompa. Rotting Regisaur. No, Gifted Aetherborn, che è brutto. Brutto, brutto, brutto. Va bene. Non attacco, ovviamente. Aspetto che attacchi lui. Abbiamo già rapidità a terra, tipo se questa carta fosse Cranko. Morto. Ci possiamo prendere un mana, ma non ha senso. No blocks. Un altro.
Ma sì, facciamo questo. Oddio, forse. Qual erano? Tra le due carte, qual è quella più importante? Non vuoi perdere la scartino? Goblin Chieftain, quindi la fai. Però pure Baffling End è bella, oh. Cioè. La fortuna è che qui si fanno due di danno. Timaret che fa? Tipo niente. Tipo niente. Vabbè, uno di questi due ci lascia. Però non è che. Cioè, mo festeggiamo. Timaret mangia il cimitero. Tanto noi col cimitero non ci giochiamo. Tant'è che giochiamo Rest in Peace, come vi ho fatto vedere. Qui abbiamo 5 mana e potremmo effettivamente però top deckare Muxus o Matrona. Matrona in più Muxus non lo riusciamo a fare. 2-3-2-3, io continuo a perdere 4 e... Va bene, reasonable, come direbbero gli inglesi. Warchief è carino, fa pagare le cose meno. Tra l'altro propone quantomeno un blocco su questo affare. Ah, anche su questo di affare. Lui c'ha rimozione. Ah, disastro, no. Ok, non c'ha rimozione. Pescato un'altra terra. E non attacca più. Poi cominciamo noi, eh. No, noi non attacchiamo. Ma manco per morti. Difendiamo. Continuiamo a mettere board. Tu metti Regisauri, le roca sta all'occhio non ti serve. Vai a pescare subito. Cerchi una rimozione. Però io ne ho due di Lord che danno rapidità. Quindi sto a posto. Upgrade. Questo è Death Touch. Questo diventa Death Touch pagando mana. Però ora il mana lui non ce l'ha perché ha due. Vabbè, aspetto, se lo devo fare su questo aspetto, cioè non, semplicemente non attacco mo e amen, tanto non posso attaccare, c'ha 2-5, quindi non aspetto. Se devo farlo su questo non c'ho problemi, se devo farlo su questo già è diverso. Lui questo lo può far diventare perché può pompare due volte, quindi prende, diventa 7 e 8. Mi incula tutte le cose che faccio. Se ne faccio 2, 4, 3. Lui pompa due volte. Diventa 8. Dovrei bloccare con 3. La follia. Tiè, ti ha regalato una pedina. Lui deve pompare per non farselo ammazzare. Vabbè. E non c'è qui un trick. Non ne esco perché lui comunque pompa due volte sul mio upgrade. Basta. Pyrexian Obliterator la s'allunga, raga. Pyrexian Obliterator la s'allunga lunga. Non ho capito perché non l'ha pescato prima, cioè non l'ha fatto prima. Con Specious Snoop può aiutare. Vai Matrona, no, Willy Cotton. Vai, terra. Male. Ok, noi adesso abbiamo sempre un blocco su questo qua e non possiamo bloccare quella 5-5 che ci fa veramente una paura proprio. Quindi Willy Goblin, poverino, si è sacrificato su questa qua. Noi dobbiamo pescare un Muxus o Matrona. È fatta. Anche se peschiamo Luminous Broadmoth non siamo scontenti. Però poi dobbiamo offrire un permanente a turno a questo affare qua. Gutterballs non ci interessa. Quello si pompa. Ok, questo va bene. Devo decree è buonissimo, devo decree. Ma non arrivo a farlo praticamente. Sì che arrivo a farlo. Ma io se comincio a menargli, che non gli ho menato mai, lui c'ha una 2-8. Quindi in verità lui un qualunque 2-2 me lo secca, quindi no. Io adesso devo perdere due permanenti. Purtroppo. Goblin Chieftain, non c'è un first strike con cui posso giudicchiare. Creato di carnario, non direi che possiamo andare alla partita dopo. Con molta velocità. Ok. Lui non gioca lande, non posso rallentarlo con questo. A me mi sembra perfetto il nostro setup. Mi sembra buono. Dal buono al perfetto. Oh ragazzi, mi sono accorto adesso, porca puttana, che in questo video c'era il suoni di Magic molto molto alti. Spero che mi possiate scusare. È pure quello di ieri, mannaggia. Sta cosa non la controllo spesso.
Non tengo. Mo manco c'ho il mana per fare Baffling End. Ma pensa tu, allora lo levo. Che caspita. Vai, vai Akira. Vai contro i mostri lanciati da Vega. Qui che fa? Tossizza. Già tossizza, siamo morti. Tipo. Che me posso inventare? Beh, un Willy Goblin è buono. Qua attacco tutto, tutto. Oh, assurdo, le statistiche ve lo fa... Ma dai. Ma dai. Cioè, ma sei fortissimo. Sei veramente fortissimo, sei. Cioè, doppio tossizzi iniziale sul doppio chieftain. Sei veramente fortissimo. Rotting Rage, perché c'è praticamente ci ammazza. Non abbiamo vantaggio carta, non abbiamo niente. Possiamo solo menargli. No. Non è un'idea. Mi ha messo uno stop, vuole tirare un instant, intanto ce l'avrà qualcosa da buttare. Doppio tossizzo, doppio, doppio. Lui mina, i primi 7 danni mi li prendo. Da 20 a 13 non c'è differenza, anzi siamo 13 pari, quindi contento tu, contenti tutti. Timaret, che ferma già la nostra race, però questo è importante. E abbiamo pure il mana per farlo. Lui non deve avere rimozione in questa carta qua. Ce l'ha invece, guarda, sta proprio a pensare di fare a due Earthless Act qua. No. Upkeep, vai, vai, vai via, vai via, vai via, vai via. No, è bloccato, lo sapevo! Murderous Rider, lo sapevo, lo sapevo. Cioè... Sarebbe andato tutto secondo i piani se non aveva quel doppio tossiz. Doppio, doppio, doppio. Assurdo. Che rosicata, oh. Mo blocco e le mie forze si riducono considerevolmente. Mo posso pure fare Muxus, ma mi rimane un solo. Conspicuo Snoop è forte. Certo, a Braid in cima non va bene. Non manco i due bianchi se pesco Luminous Broadmouth. Lui ha una carta dopo sta giocata. Vabbè, mi facesse danno con questi due, va bene. Pompa qua tanto lui. Perché mo l'ha finite le carte. Mo non ce l'ha più. Questo rimane 3, no? Quindi muore da Braid. Vabbè. Questo lo famo. Oh, matrona, matrona, ragioniamo, matrona, ragioniamo, matrona, ragioniamo, 1, 2, 3, faccio matrona, poi non ho il mana per fare il resto, quindi a Braid, tutta la vita qui, e continuiamo a bloccare. Perché perdere 3 goblin che sono 3 blocchi per fare matrona non va bene. 2, 3 fa 4, 5, 6. Noi possiamo fare poi matrona. Ma matrona per cosa fondamentalmente? Cioè se io adesso faccio, levo, faccio matrona. E prendo Muxus. Perché prendo Muxus? Non è che prendo altro. Poi blocco e non posso fare Muxus. Muoio. Ora blocco, al turno dopo faccio matrona, perché faccio solo 2 blocchi adesso. No, posso fare un blocco solo? Posso fare un blocco solo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E per forza, non ho altre strade, pensate. Questo appunto lo può pompare una volta sola e sono fortunato. 5, 2, 7, no io sono! No, 2 e 3 fa 5, 5, 2, 7, non po- io posso, devo fare per forza 2 blocchi. Faccio 2 blocchi e poi ho matrona, mi rimane Muxus in mano e muoio. Se faccio matrona adesso, che cerco di così importante?
Mi levo tre pezzi. No, devo continuare a cercare di resistere e basta. Qui però devo fare due blocchi a turno. Con due blocchi a turno non resisto. Semplicemente non resisto. Non posso fare diversamente. Non gli serve pompare. È arrivato pure il cagnolino, maledetto. Eh certo, terra in cima. Matrona. Take action. Il problema di Matrona è che cerca una volta. Cioè, se io adesso voglio continuare ad allungare questa partita e mi cerco l'altro Goblin Instigator, sacco due pezzi e mi arrivano due pezzi, quindi che senso ha? Nessuno. Muxus non ha senso perché non ho terre. Krenko non ha senso. Willy Goblin non ha senso, quindi no, l'unico che ha senso è Goblin Instigator. Cioè, non vedo altre giocate. Qui blocco blocco, faccio Goblin Instigator e riblocco blocco. Cioè, finché non muoio, perché morirò a una certa. E vabbè, dai, è andato così questo primo video. Domani sicuramente... vabbè, dai. Domani sicuramente è un altro giorno. Dopo aver fatto il 100% di vittorie dimostrato dal tracker, oggi le ho perse tutte e due. Bravo Akira, dobbiamo tornare da Platinum, ma non mi ricordo dopo Platinum che c'è Diamond, e lo faremo domani. Voi mi raccomando, stasera tutti incollati alla Gamescom sul canale di SL, lo spero, se vi va ovviamente. Siamo lì, ci facciamo due chiacchiere. Grazie per aver guardato.